Grazie Presidente. Un'interpellanza questa che merita qualche minuto in più perché è opportuno un preambolo relativo a un fenomeno importante che caratterizza l'area nord, però va contestualizzato. Allora, nella nostra città sono segnalati cani randagi nella zona nord, in un corridoio che va a partire dall'area dei cantieri Spina 3 fino alla zona del Villaretto. Si tratta di una fascia di territorio caratterizzata da aree marginali poco frequentate, molto spesso caratterizzata da cantieri, orti più o meno regolari, sponde di fiumi e così via. Detto per inciso, in queste aree, proprio per la loro natura marginale, si è consolidata la presenza di nomadi che hanno cani che non vengono tenuti sotto controllo da nessun punto di vista. I cani avvistati sono con ogni probabilità sempre gli stessi, che possono spostarsi facilmente lungo la fascia identificata, il loro numero è molto contenuto, sicuramente meno di una decina. Si tratta di animali schivi e scaltri che non sono facilmente avvicinabili, in effetti non sono documentate morsicature da parte loro nei confronti di persone o animali. A questo proposito si segnala che nel corso del 2013 il servizio veterinario dell'ASL Uto 1 ha ricevuto 424 segnalazioni ufficiali di morsicature da parte di cani, gatti, scoiattoli a carico di persone e di animali d'affezione, ma nessuna, ripeto, nessuna imputabile a cani randagi. Vengono alimentati da volontari e per questa ragione sono generalmente in buone condizioni di salute e non sono attirati dalle esche poste nelle gabbie trappola, dato che non sono affamati. Non sono ovviamente sterilizzati, sono quindi in grado di riprodursi, le cucciolate sono generalmente sane. Occorre segnalare infine che la presenza di cani randagi non è del tutto estirpabile finché sono a loro disposizione aree che possono fornire un rifugio, persone che forniscono loro del cibo e naturalmente persone che li abbandonano. Ci sono delle precisazioni che i miei uffici hanno voluto puntualizzare relativo a alcune affermazioni, in particolare contenute nel testo dell'interpellanza. Innanzitutto, per quanto riguarda la situazione del cantiere tra via Cigna e via Fossata, esso ha una recinzione precaria e effettivamente i cani eventualmente presenti possono entrare e uscire. La squadra cattura del canile sanitario è intervenuta più volte a seguito delle segnalazioni pervenute, in particolare 7, senza poter catturare nessun animale adulto perché questi si rifugiano nel cantiere. Il responsabile della squadra cattura ha anche preso contatto con i residenti segnalanti per essere avvisato tempestivamente dalla presenza dei cani. In un'occasione sono stati catturati 7 cuccioli. Il servizio tutela animali, con l'aiuto del gestore del canile e dei volontari cinofili, segue attentamente la situazione e interviene tutte le volte che è possibile catturare almeno dei cuccioli che, opportunamente sterilizzati, vaccinati e socializzati, possono essere posti in adozione. Infatti, come rileva lo stesso consigliere interpellante e come è stato confermato da esperti cinofili, gli animali adulti avrebbero necessità di un'area sufficientemente grande in cui essere ospitati, in quanto difficilmente confinabili in spazi ristretti. A margine si segnala che il virgolettato attribuito al dottor Tecchiati nel testo dell'interpellanza non è corretto. Nell'interpellanza il virgolettato recita: stiamo ragionando su una grande area cani dedicata a loro, uno spazio di almeno un ettaro, magari in via Germaniano, dove farli vivere dopo averli catturati e sterilizzati, una cosa non facile. Non è corretto perché quello corretto è il seguente: stiamo ragionando su una grande area cani dedicata a loro, riportato dalla stampa il 28 luglio 2012 a pagina 53. Per quanto riguarda il sopralluogo effettuato dalla sesta commissione consigliare nel luglio 2013, gli uffici precisano che non risulta che in tale occasione si sia entrati nel dettaglio sul tipo di recinzione da eventualmente installare per confinare i cani randagi nell'area indicata, né tantomeno si siano valutati preventivi di spesa. Il tipo di recinzione citato dall'interpellante viene peraltro giudicato dal dottor Tecchiati non adatto allo scopo. Non è corretto affermare che non si siano presi provvedimenti relativamente alle catture e alla destinazione degli animali. Come detto, la squadra cattura del canile sanitario è intervenuta più volte a seguito delle segnalazioni ricevute sia in via Fossata che recentemente in via Ramazzini, catturando numerosi cuccioli.
Relativamente all'area in cui ricoverare gli animali non è in effetti stata presa nessuna decisione. Gli uffici hanno condotto una sommaria analisi dei costi che porta a una spesa dell'ordine di 50.000 euro per la recinzione e i servizi necessari. I costi per la bonifica e il ripristino dell'area, nel caso si utilizzasse quella di via Germagnano, non sono stati preventivati. In ultimo, nel corso del 2013, nel canile sanitario sono entrati 536 cani. 313 di questi sono stati catturati dalla squadra cattura, i rimanenti sono stati consegnati da cittadini o da pubblici ufficiali a seguito di ritrovamenti, sequestri, eccetera. Pertanto si ritiene che EMPA, in quanto aggiudicatario dell'appalto in discorso, abbia ottemperato pienamente a quanto previsto dal capitolato. Arriviamo quindi ai quesiti puntuali posti dal consigliere. Innanzitutto il consigliere chiede per quale motivo, nonostante oltre 2 anni di discussione, il problema non sia ancora stato risolto. Come detto, catturare animali che si muovono in aree dense di possibili nascondigli richiede l'impiego di uomini e mezzi paragonabili a quelli necessari per una battuta di caccia a animali di medio e grande dimensione, ovvero dei tiratori per narcotizzare gli animali a distanza, dei battitori che li spingano verso i tiratori e un sistema di confinamento con reti per impedire agli animali colpiti di nascondersi in luoghi non facilmente localizzabili. Inoltre è necessario, prima di mettere in piedi un sistema che può impegnare molte persone e evidentemente risorse appartenenti a enti diversi per diversi giorni, avere chiaro dove si possono collocare gli animali così catturati. Come è evidente, per risolvere questo problema si tratta di agire con modalità che non sono di ordinaria amministrazione. Quello che si fa con le risorse disponibili è contenere il problema monitorando la situazione e soprattutto, come ho già detto, catturando i cuccioli. Ancora il consigliere chiede perché l'EMPA, pur essendovi obbligata da contratto, non abbia mai provveduto alla cattura di questi animali e se ciò sia avvenuto con il beneplacito dell'amministrazione perché. Ho già detto che l'EMPA, in qualità di aggiudicatario del servizio di gestione dei canili e gattili municipali, del servizio di cattura degli animali vaganti e di raccolta delle spoglie animali sul territorio cittadino, ha provveduto alla cattura nel corso del 2013 di 313 cani. Nell'area interessata, cioè quella da via Fossata al Villaretto, nel corso del 2013, nel gennaio 2014, sono stati catturati 29 cuccioli e 14 adulti. Come spiegato, la cattura di tutti i cani presenti è difficoltosa e richiede mezzi straordinari non contemplati nel capitolato d'appalto. Quello che si fa con i mezzi ordinari è comunque sufficiente a contenere il problema in limiti tollerabili. Infine, gli ultimi due quesiti sono perché l'apposita area adiacente al canile di via Germagnano, concepita per accogliere questi e altri cani presenti sul territorio cittadino, non sia ancora stata realizzata e se e quando l'amministrazione abbia intenzione di realizzarla, con quale spesa e a carico di chi. L'area adiacente al canile di via Germagnano non è apposita e non è stata concepita per accogliere questi e altri cani in selvatichiti. Si tratta di un'area interclusa che potrebbe essere utilizzata per lo scopo in discorso una volta bonificata e opportunamente attrezzata, pur non avendo le dimensioni minime ottimali. Realizzare una simile area richiede, come ho già detto, un investimento di almeno 50.000 euro che al momento non è ancora stato possibile preventivare. Considerato che le risorse oggi disponibili consentono di contenere il problema in limiti tollerabili per la sicurezza urbana e che non sono disponibili risorse aggiuntive, al momento la priorità dell'intervento non è elevata. Infine, se, come e quando l'amministrazione intende attivarsi affinché gli animali in questione siano catturati e trasferiti in tale area o comunque in un'area adatta alle loro caratteristiche e idonea a ospitarli in sicurezza, come più volte accennato, l'amministrazione è ben consapevole del problema, che non si presenta di facile soluzione, monitora la situazione e interviene nella cattura dei cuccioli e degli adulti quando possibile, evitando che il problema si aggravi ulteriormente. Grazie Assessore. Prego Bertola, a facoltà di intervenire. Grazie, ma ringrazio l'assessore per questo lungo excursus su tutta la situazione generale dei cani randagi. Io varrei al punto che appunto è legato alla presenza comunque in quest'area ben individuata del cantiere di Piazza Ghirlandaio, via Fossata, eccetera, di animali che, per carità, sono contento di scoprire che non hanno mai morso nessuno o che nessun caso di incidente è mai stato denunciato formalmente, però sono animali comunque aggressivi, pericolosi, nel senso che sono selvatici, quindi essendo selvatici non sono domestici e non sono domesticati verso le persone che eventualmente li dovessero incontrare, e non è neanche così vero che quella è un'area così marginale, eccetera, nel senso che sicuramente è un'area interessata da grandi cantieri e trasformazioni urbanistiche, ma è un'area densamente popolata, in quanto dall'altra parte, anche solo di Via Cigna, in realtà anche dentro quella parte, poi la zona che porta verso
la stazione Rabaudengo ci sono delle abitazioni, quindi ci sono persone che ci abitano e che specialmente la notte si trovano questi animali davanti e sotto casa. E, quindi vuol dire, nessuno pretende appunto l'intervento degli elicotteri e dell'esercito per catturare questi cani randagi, no? Come sembrava dalla descrizione che fosse un intervento, probabilmente magari appunto cercando di coinvolgere quelli che gli danno da mangiare, di magari affamarli per un paio di giorni, usare l'esca, non so, insomma, credo che si possano trovare dei metodi anche meno cruenti, io non sono un esperto, lo lascerei agli esperti, però faccio notare che se siamo già andati lì 6-7 volte, ogni volta, senza mai riuscire a catturare niente, forse alla fine costa di meno organizzare una volta per tutte un intervento definitivo e risolvere il problema una volta per tutte, evitando di continuare ad andare lì per niente. È chiaro, e su questo concordo, come l'ha detto anche l'assessore, che l'intervento non serve se non c'è poi pronta un'area dove ospitare questi animali, un'area che sia confacente alle loro caratteristiche, perché giustamente essendo selvatici non possono essere tenuti nelle gabbie del canile. Però francamente io mi chiedo se, non so se ero io che ero ubriaco, ho capito male, quando abbiamo fatto questo sopralluogo nell'estate scorsa al canile, perché io mi ricordo che ci è stato detto chiaramente che il progetto era quello di realizzare un'area recintata a fianco del canile in via Germagnano proprio per ospitare questi animali, perché si era coscienti del problema, eccetera, eccetera. Per cui adesso mi fa un po' specie sentir dire che no, in realtà non c'era un progetto, non era quello, era una cosa, mi sembra che stiamo tornando indietro invece che andare avanti. Poi, per carità, sicuramente ha fatto bene anche il dottor Tecchiati a precisare la citazione, naturalmente non volevamo mettergli in bocca delle cose che non ha detto, saprà lui esattamente cosa ha detto, però io ricordo che all'epoca la commissione consigliare si è sentita parlare abbastanza nel dettaglio del progetto di realizzare quest'area accanto al canile di via Germagnano. Poi non mi ricordo onestamente se, come abbiamo scritto l'interpellanza, veramente sia stato detto che ci voleva una rete col jersey, eccetera. A me sembrava di ricordarlo, ma posso essere benissimo sbagliato. Però il punto sostanzialmente è che questo progetto è sul tavolo ormai da un sacco di tempo, e quindi, pur capendo che probabilmente non è la cosa prioritaria della città di Torino in una situazione del genere spendere questi soldi per fare un intervento del genere, però comunque faccio anche notare, come era scritto nell'interpellanza, che noi diamo all'ENPA una cifra significativa, se ben ricordo 1.700.000 euro, per tutta una serie di obblighi che ovviamente sono legati principalmente alla gestione del canile, ma tra questi c'è anche l'obbligo di cattura degli animali selvatici, eventualmente, come precisato apposta nel contratto, a spese dell'associazione quando è necessario coinvolgere altri. Quindi, per carità, è vero che nel contratto non si prescrive che sia l'ENPA a realizzare un'area, eccetera, eccetera, però francamente, cioè, voglio dire, anche sull'aspetto dal punto di vista economico, forse un accordo con l'associazione si potrebbe trovare, non dico scaricare sulle loro spalle tutto il costo di questa operazione, però se un'associazione si presenta una gara d'appalto, vince l'appalto e riceve del denaro per svolgere un servizio pubblico, poi l'amministrazione dovrebbe comunque cercare di pretendere che il servizio venga svolto in maniera efficiente e confacente all'accordo scritto che è stato preso. Per cui, insomma, alla fine quello che interessa alla cittadinanza che abita in quella zona è di poter uscire di casa senza rischio per gli animali, senza rischio di essere attaccati dagli animali, e quello che interessa anche poi agli animalisti, giustamente, anche la tutela della salute di questi animali che comunque hanno diritto di vivere tranquillamente. Credo che francamente va bene tutto, vediamo le priorità, i soldi, eccetera, però dopo appunto più di 2 anni che se ne parla, sarebbe ora che l'amministrazione facesse veramente qualcosa per risolvere il problema. Grazie.